Hello guys, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo della top 5 hand trap di questo mese, anche del prossimo. Metterò questo mese giusto per distinguerla, probabilmente la farò ogni tot tempo, quindi non sarà ogni mese top 5 hand trap, ma ogni format, insomma. E le hand trap adesso stanno un po' relativamente scomparendo, questo perché con l'avvento dei TN 2021 e la reprint di TT stanno girando molti più TTT, appunto, quindi la gente ha paura di giocare le hand trap e quindi di conseguenza stanno anche scomparendo un po' i TTT dai deck, quindi attenzione. E quindi si prediligono delle hand trap che abbiano un impatto davvero davvero grande. Secondo me le hand trap sono ancora forti, molti deck iniziano a menare da crawler, droplet, eccetera. Però questo vuol dire che la gente è meno preparata alle hand trap, quindi vi faccio vedere la mia top 5 delle hand trap e vi spiego il perché le metto in un determinato spot. Quindi partiamo dalla hand trap numero 5, che è Droll and Lockbird, il signor Uccello Serratore, non mi ricordo, mi pare si chiami così in italiano. È una hand trap molto forte che permette di far skippare, praticamente fa skippare un turno ai deck che colpisce. Quindi è molto forte contro Dragon Link, forte contro Phantom Knight, molto forte contro Lirilusk, forte anche contro Swordsoul, contro Virtual. E il problema è che non è forte contro tutte le mani, quindi ha più impatto in determinati casi. Ci sono anche dei modi per giocarci attorno, tipo con Salamagna, facendo le spell rapide che addano in draw phase. Però più che altro il fatto che non hitta tutti i deck, e quando non li hitta è un meno uno troll. Quindi è più... non la vedo troppo mainabile, però se devi giocare delle hand trap e il format è molto Swordsoul, Phantom Knight, eccetera, più Swordsoul, Virtual, eccetera, e robe varie, non è male. Quindi la metto al quinto posto, perché comunque è una hand trap che ha molto impatto. Al quarto posto mettiamo una hand trap invece che hitta un po' tutti i deck, che è Gamma. Ovviamente ha lo svantaggio di essere di dover giocare il brick, dovete giocare il driver, però è una hand trap che ha un impatto enorme, che se partite con il Gamma in mano fate... rischiate, cioè potreste riuscire a stoppare il turno dell'avversario con un Gamma tirato bene, quindi molto molto forte. Lo svantaggio ovviamente è che andando per primi non è l'hand trap migliore, in alcuni casi può essere anche utile, però purtroppo non è bello partire con Gamma oppure, oppure partire col driver in mano. Carina comunque, carino il fatto che anche pescata di sesta può essere molto molto forte quando hai il board già setappato l'avversario. Il Gamma di sesta è comunque molto buono, specie su alcuni deck, quindi hitta tutti i deck. Purtroppo andando primi non è il top, lo mettiamo al quarto posto. Terzo posto, qui iniziamo a salire. Io metto qua ero molto indeciso tra due, tra la terza e il secondo posto. Per com'è il meta adesso, metterei l'ansia al terzo posto. È una carta davvero davvero forte che hitta tutti i top tier deck, hitta tribrigata, vogliamo mettere tra i top tier, tra virgolette, vabbè, mettiamo hitta tribrigata, hitta virtual, hitta Swordsoul, hitta Phantom Knight, praticamente skippa nel turno Phantom Knight, ne hitta davvero davvero tanti. Anche il doppio utilizzo del pararti da Evil Imaged e da Cosmic Cyclone e roba varia, molto molto forte, molto forte. E spesso Post Side è una delle entra più forti, io inizierei a mendeccarla visto quanti deck hitta. E è buona anche pescata di turno 1, perché fondamentalmente se fate una board decente e ci avete l'ansia contro determinati deck, passano il turno e avete vinto il turno dopo. Qual è il lato negativo? Che si può usare solo nel turno dell'avversario, questo è un pochino brutto. Quindi non potete usarla nel vostro turno per pararvi da eventuali shurig l'avversario con rivolte, eccetera. Però è molto forte, è anche un attributo forte che è luce, con il fatto che si inizia a giocare la falce potete anche tirarla fuori con
il Sanctum dal deck, quindi la mettiamo al terzo posto, giusto perché non hitta tutti i deck, hitta i deck più forti, non li hitta tutti, però quelli che hitta gli fa davvero davvero male e non ci vede la solita condizione di gamma di non dover controllare mostri e anche non dovete giocare nessun brick per giocare la lanza, è forte. Al secondo posto mettiamo invece Nibiru che secondo me è tornato alla grande, ragazzi, cioè la gente hanno modo per giocare attorno a Nibiru, per carità, però il modo per giocare attorno a Nibiru dei vari deck è semplicemente cercare di tirar giù, di evocare un Monster Negate prima che scenda Nibiru, però se fate Nibiru al punto giusto gli fate comunque malissimo. Per esempio Lirilusk riesce a fare l'F0 prima di committare ai link vari, eccetera. Il futuro drago utopico riesce a farlo, però voi potete fare Nibiru sul secondo Exceed, sul secondo Exceed livello 1 che ha da un altro mostro, fate lì, lui non ha da niente e potreste fermarli lì. Ferma Swordsoul perché in genere parte sempre con il Synchro 8, quindi token, mostro, Synchro 8, evocazione altro mostro, secondo token, Nibiru. Fa malissimo anche a Virtual World, se potete farlo quando fa Zolkin e gli fate malissimo, se non fa Zolkin, Crystal Wing è ancora meglio, Phantom Knight pure, non c'ha modo di giocarci attorno, Salamagna, itta veramente tantissimi tantissimi mazzi. Contro i control fa un po' schifo, però le entrap se le mettete, ragazzi, è per fermare i combo, perché la board dei control riuscite comunque a... Ci pensate dopo, in genere ci avete una carta in più per giocare, quindi riuscite a pulirle in altri modi. Il problema è se vi fanno una board con 8 Omni Negate che non sapete come pulire una board dei combo, insomma. Quindi Nibiru la mettiamo al secondo posto, è molto molto forte. Io mendeccherei Nibiru e Lancia adesso, se ci avete un deck che gioca Entrap, Nibiru e Lancia le menerei sicuro. E al primo posto che cosa mettiamo? L'unica inevitabile Impermanence. Vi dico Impermanence perché è l'unica entrap tra quelle che ho nominato che non si becca TTT. Un'ottima entrap anche pescata di sesta. Vi toglie un sacco di floodgate tra da uno per uno con un negate l'avversario. Contro alcuni deck Mario è un po' meno buona, tipo contro Lirilusk non è ottima, però potete comunque trovare lo spot per utilizzarlo anche in quel matchup. È estremamente estremamente forte, hitta tutti i deck, non proc DTT, lo ripeto, cioè è davvero forte. La metto al primo posto per la sua versatilità e per il fatto che non è mai morta, cioè male che vada, se partite primi ve la settate. Anche il secondo effetto di negare la colonna è molto utile, quindi io la metto al primo posto, ragazzi. Noterete che non ho messo Ash, non ho messo altre entrap, perché secondo me al momento, se dovete giocare delle entrap, devono essere entrap che hanno un altissimo impatto. Quindi o roba che fa skippare il turno all'avversario, o roba che non si prende, che anche se vi prendete TTT sui denti non vi fa troppo male. E questa è la mia top 5. Ditemi pure cosa pensate, se ci sono entrap migliori secondo voi, se invece è meglio andare di Dark Ruler e Droplet. Io vi ringrazio, vi ricordo che se dovete fare gli acquisti su Car Market c'è il link in descrizione col codice sconto per TCG Empire. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.